Sì, è una bella vetrina che abbiamo realizzato con la collaborazione della dottoressa Inglese, la sua bella società. È appunto un momento per far conoscere tutti i nostri prodotti tradizionali, il nostro borgo, i punti di forza che abbiamo per invitare ad attrarre sul nostro territorio le persone che intendono accogliere questo invito. È un lavoro che parte con il confronto, l'incontro tra l'amministrazione comunale e le risorse del territorio. Quindi un marketing territoriale che parte dal basso con la collaborazione tra il pubblico e il privato e stasera culmina in questa bella occasione di incontro, di discussione e di conoscenza del nostro prodotto. Si inserisce anche all'interno degli eventi natalizi che come Comune di Castelsonnese abbiamo realizzato. Siamo convinti che lo sviluppo della nostra comunità all'interno di uno sviluppo del territorio della Valle del Calore con la vetrina importante internazionale che è Pestum, parte attraverso la promozione del territorio e delle sue straordinarie bellezze, sia naturalistiche sia non gastronomiche, dove l'uomo all'interno di questo bel contesto diventa un elemento del paesaggio con la sua attività agronomica e culturale. Noi proponiamo il nostro territorio come il connubio tra l'uomo appunto e la natura, la collina lavorata, la collina che diventa vigna, diventa uliveto, diventa una forma, diciamo così, partecipata dell'essere umano con la bellezza della natura. E facciamo marketing puntando su questo. Siamo stati presenti nelle mostre più importanti che si sono svolte in Italia, alla BIT di Milano, al TTG di Rimini, alla Borsa Mediterranea del Turismo, e sono anni che stiamo consolidando questa presenza, proprio per far conoscere insieme ai grandi attrattori della regione Campania, Paestum, Pompei e le altre grandi bellezze, la Costiera Amalfitana, la Costiera Cilentana, un percorso alternativo e complementare di conoscenza del territorio. Sì, Italia Emotional Way ha ideato e progettato i salotti nei borghi del sud Italia. E Salotti d'Autunno è un evento che conclude una serie di incontri dei salotti. La particolarità di questo progetto è che si parla di salotti, quindi di incontri, ma di incontri con le persone, gli abitanti del paese, in questo caso del comune di Castel San Lorenzo, quindi abitanti di un borgo, ma anche sono ben accetti chiaramente insomma, i visitatori, i turisti, coloro che hanno piacere di vivere dei momenti di incontro e fare cosa? Discutere di quella che è l'arte e la cultura popolare, ripercorrere, riscoprire, riprendere quelli che sono dei valori che vengono tramandati attraverso l'arte, la cultura, l'artigianato dei luoghi e dei borghi. In questo caso, appunto, questa sera, Salotti d'Autunno, di Castel San Lorenzo rappresenta un evento di sintesi di quello che sono stati, di quello che insomma, è rappresentato un percorso di dialogo, di confronto, di aggregazione, nell'armonia e nella serenità di un paese, di un borgo appunto del Cilento.